Amici di Crazy Radio d'Italia, bentrovati! Causa maltempo non sono riuscito a completare la mia prova dedicata all'ultima novità di casa Royal Enfield. Nel frattempo ho pensato di soddisfare alcune curiosità proponendo questo video sul tema delle sospensioni. In modo semplificato vi spiegherò a cosa serve modificare il precarico di una molla e quali effetti si possono ottenere a livello dinamico comportamentale grazie a una diversa regolazione. Sigla! La prima cosa che bisogna sapere pensando di voler indurire una molla precaricandola è che di fatto non stiamo cambiando nulla in tal senso. Questo perché la costante elastica, cioè la propensione di una molla nel comprimersi e allungarsi, non può cambiare con la sola regolazione del precarico. La sua rigidezza inalterabile è invece determinata dai seguenti fattori: dal tipo di materiale utilizzato, dal diametro del filo e dal numero di spirali ottenute. Questi fattori vengono decisi in fase progettuale a seconda del tipo di comportamento si voglia dare alla molla e alla quantità di carico che dovrà sostenere. Le molle sono prevalentemente di due tipologie, lineari o progressive. Sui monoammortizzatori vengono generalmente montate le lineari quando è presente un leveraggio. Questo sistema articolato offre alla molla una specifica progressione nel comprimersi a seconda del tipo di leva realizzata. Le molle progressive sono utilizzate dove questo leveraggio non è previsto. La loro progressione nel comprimersi però non è così efficiente per tutte le condizioni di utilizzo. Nella forcella possiamo trovare sia molle progressive che lineari. Quelle progressive sono utilizzate per offrire maggior comfort sull'asperità e quindi più indicate per l'utilizzo turistico della moto. Le lineari sono più spesso montate sulle motociclette sportive perché garantiscono un maggior sostegno all'avantreno in fase di frenata e più precisione in percorrenza di curva. Quindi, regolando il precarico di un monoammortizzatore o di una forcella, cosa otteniamo? Se si precarica la molla di un monoammortizzatore, si può notare come il retrotreno della moto si alzi. Questo va a determinare una diversa inclinazione della moto, aggravando l'anteriore di maggior peso e alleggerendo di conseguenza il carico sul posteriore. La molla del monoammortizzatore dovrà così sostenere un carico inferiore, facendo noi percepire una maggior rigidezza. La stessa sensazione la si può riscontrare precaricando le sole molle della forcella. Cosa serve e quando si dovrà portare una regolazione differente da quella prevista dalla casa madre? La possibilità di regolare il precarico è necessaria al fine di ritrovare l'assetto ottimale della moto cambiando per un carico differente da quello previsto per il solo pilota. Prendendo in esame le nacche sportive, ad esempio, c'è da sapere che le molle realizzate per questa tipologia di moto sono adatte per il solo pilota avente un peso di circa 75-80 kg. Tra l'altro, i monoammortizzatori montati su questo tipo di segmento offrono un range di regolazione limitato, generalmente di 6 mm, insufficiente a compensare l'assetto con un passeggero a bordo. Questo incide sulla stabilità del mezzo in una misura che può variare in relazione ad altri fattori strutturali del motociclo. Quale sarà dunque la soluzione più opportuna qualora si pesasse di più degli 80 kg previsti o se si volesse trasportare un passeggero? Per questa tipologia di moto la scelta dovrebbe ricadere sulla sostituzione della molla con una che possa offrire maggior sostegno. Per orientarsi più facilmente, spesso le case produttrici di molle riportano i valori di rigidezza tramite il chilogrammo. Le variabili reperibili spaziano generalmente dai 7 ai 15 kg. I fornitori vi aiuteranno a scegliere il compromesso migliore a seconda della tipologia di moto, del tipo di utilizzo che ne fate, del vostro peso o dal peso generalmente trasportato. Sulle moto turistiche viene considerata la possibilità di trasporto di un passeggero ed eventuale bagaglio. Per questo motivo viene generalmente montato un ammortizzatore avente una molla con un coefficiente di resistenza maggiore. Grazie al maggior sostegno offerto e alla possibilità di regolare il precarico molla in un range più ampio, è più probabile trovare un miglior compromesso. In ogni caso, il precarico della molla è necessario limitare la possibilità che l'ammortizzatore possa andare a pacco, cioè comprimersi completamente danneggiandosi. Quando la regolazione del precarico non fosse sufficiente a compensare il carico trasportato, io sono solito abbassare l'avantreno tramite lo sfilamento dei foderi all'interno delle piastre. Con questa procedura si riesce a distribuire meglio il peso sui due assi. L'operazione è semplice da effettuare, ma va fatta in maniera graduale e da chi sa valutare il grado di intervento. Ritrovare l'assetto ottimale è dunque una priorità se vogliamo mantenere stabile e più sicura la nostra moto. Per questo motivo vi invito a fare le giuste considerazioni facendo attenzione al carico massimo trasportabile sul vostro motociclo. Il dato viene generalmente riportato sul manuale uso e manutenzione.
La seconda motivazione che può voler portare a una diversa regolazione del precarico molla è quella di cambiare il comportamento dinamico della moto. Per questo specifico caso è necessario capire molto bene dove intervenire per ottenere il risultato voluto. Come già detto, precaricando il monoammortizzatore si ottiene un retrotreno più alto e un trasferimento di carico sull'avantreno. Viceversa, precaricando la forcella, l'avantreno si solleverà e il peso verrà trasferito in parte al posteriore. I due diversi interventi, come andrebbero a influire sulla guida? Nel primo caso si otterrebbe un avantreno più granitico e più efficace nel chiudere la curva. Per ottenere questo risultato in maniera più apprezzabile, io sono sempre dell'idea che sfilare i foderi all'interno delle piastre sia la soluzione migliore. Visto considerato che la motivazione di questo intervento non è più quella di correggere l'assetto della moto, per eseguire questa procedura nella giusta misura è necessario conoscere e valutare alcuni elementi importanti come l'ampiezza dell'escursore della forcella, il grado di inclinazione del canotto di sterzo e l'avancorsa. Io ho optato per questa soluzione sulla mia multistrada V4 Grand Tour, al fine di ottenere maggior peso sull'anteriore e quindi avere un avantreno più granitico e preciso nei curboni veloci. La misura con la quale ho sfilato i foderi all'interno delle piastre che consiglio di non superare su questo modello è di 3 mm. Per caricare la forcella è una prassi più comunemente eseguita dai bikers neofiti o dalla guida prettamente turistica. Questa scelta porta ad avere un avantreno più sostenuto e quindi più leggero e facile da indirizzare nei lenti tornanti di montagna. Inoltre, la minor tendenza ad affondare in frenata rassicura maggiormente i meno pratici in questo frangente. Che altro c'è da sapere sul precarico di una molla? I monoammortizzatori di qualità hanno comunque un limite di precarico consigliato e generalmente non superabile. Alcuni modelli di moto però sono equipaggiati di monoammortizzatori più economici e non sviluppati con la stessa attenzione. Tra i test ride da me effettuati e pubblicati sul canale ho riscontrato tale difetto sulla Triumph Tiger Sport 660. Il monoammortizzatore montato su questo modello, anche se non precaricato eccessivamente, perde quella minima tolleranza necessaria in fase di estensione. La situazione può diventare pericolosa a causa di perdite di aderenza da parte dello pneumatico. Quindi, che si tratti di una forcella o di un monoammortizzatore, è necessario controllare che il precarico massimo della molla non escluda completamente la possibilità di sollevare il retrotreno di qualche millimetro. Questo ovviamente deve poter avvenire senza che la ruota si sollevi da terra. Ripetete la stessa manovra anche sull'avantreno. Senza dilungarmi ulteriormente, entrando in argomenti troppo tecnici e magari noiosi per alcuni di voi, chiudo questo capitolo dicendovi di non trascurare mai la qualità della sospensione montata su di un modello di vostro interesse. Per qualsiasi dubbio o curiosità, non esitate a farmelo sapere nei commenti. Presto o tardi avrete la vostra risposta. Ciao!